convocazione, giusto? Quindi sei via dal 12 al... no. Sì, da 12 fino a 15, o 16. Ma cosa sono partite di nuovo per No, qualificazione o abbiamo questo? qualificazioni, sì, per europei. Sì, anche l'anno scorso insomma è sempre giocato, è sempre stato convocato, Sì, ma sì, in un'altra sì, sì, sì. categoria, quindi insomma. Allora, come questo primo scorcio di stagione, secondo anno qui al Padova, come lo stai vivendo? Ma per me è bene, tutti lo sappiamo che Padova è una piazza importante, io mi sento bene qua e speriamo che questo anno andrà benissimo. Secondo me è un po' cambiato tutto rispetto al Padova dell'anno scorso, dalla gestione tecnica, tanti compagni nuovi. Non so, qual è magari l'aspetto che più ti ha colpito in questo... Non so, come hai trovato i nuovi compagni, come Oh li vedi? sì, sono arrivati tanti nuovi ragazzi più giovani anche, sono tutti bravi ragazzi e secondo me siamo una bella squadra. Senti, venendo a te, il mister ti sta provando come esterno nel centrocampo a 5 a destra, come ti trovi nel ruolo? Ma il ruolo bene, devo ancora un po' migliorare un po' di, non lo so, devo ambientare come si dice, perché come sapete io ho sempre giocato più attaccante come questo ruolo, però secondo me andrà benissimo anche giocare quinto. In centrocampo. Cioè, è un ruolo che per le tue caratteristiche pensi di poter fare bene, insomma. Sì, secondo me sì. Senti, Pea ti ha parlato, ti ha detto... Non so, hai avuto un colloquio con Pea oppure ha parlato alla squadra in generale? Ti ha chiesto No. qualcosa in particolare, cosa vuole da te appunto in questa posizione in campo? Ho parlato qualche volta con lui, così lui è un bravo allenatore, è sempre disponibile. Abbiamo parlato così, mentre la tattica è così, niente, niente di così. Ascolta, l'anno scorso hai giocato pochino, perché anzi poco, diciamo la Poco, sì. verità, perché alla fine hai fatto un tempo a Crotone, mi Sì, sì, ricordo, sì. l'unica partita almeno in campionato è stata quella, quindi mezza partita hai fatto. Sì. Ovviamente anche questo, insomma, i tifosi del Padova ti hanno visto poco, quindi non dico che sei un nuovo, perché sei questo, però insomma c'è anche curiosità nel scoprire le tue caratteristiche, insomma, perché l'anno scorso appunto hai giocato poco. È un anno del rilancio per te, tra virgolette, questo fermo restando che sei giovane, lo vedi così? Sì, va bene, l'anno scorso è stato un anno un po' così, il mister aveva le sue scelte, io ho sempre allenato bene, poi dopo a gennaio avevo un problema con pubagia, sono stato fuori 3-4 mesi e poi il campionato ormai è andato. Ecco, hai avuto proprio una pubalgia per 3-4, perché mi ricordo della pubalgia, ma ininterrottamente hai sempre avuto fastidi per quel periodo, oppure eri recuperato il mister non... No, no, sono rientrato e dopo una settimana avevo ancora i fastidi e Sempre poi avuto fastidi. È un problema risolto questo? sì. Sì, adesso mi sento benissimo, tutto a posto.
Lazarevic l'hai sentito? Visto che eravate sempre insieme, non lo so. Sì. È rimasto tu, i due sloveni sono. No, Lazarevic è mio grande amico, anche giochiamo in nazionale insieme. Quindi lo ritrovi adesso? Sì, ci ritroviamo adesso e ci sentiamo spesso, non so, una volta a settimana così. Ti ha chiesto qualcosa del Padova? No, mi ha chiesto solo se sto bene con questo infortunio che avevo e mi ha detto che devo salutare questi che sono rimasti dall'anno scorso e basta. Ok ragazzi, voi?